Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 30 novembre. Che cosa succede oggi? Beh, insomma, in realtà non, quello che succede è il solito trick and track con la Commissione europea. Salvini avrebbe, vediamo qua come siamo con i collegamenti in rete. Bene, ecco, siamo a posto. Salvini avrebbe deciso ridurre il deficit nei confronti di quelle che sono le richieste della Commissione europea. Si potrebbe saltire, sal sali, sa Si potrebbe scendere al 2,2%, dal 2,4%. Buongiorno Freddy, ciao Bibiana. Ecco, Salvini ora in diretta, dice Marcello. Quindi adesso sto facendo una cattiva pubblicità a questa zuppa perché qualcuno di voi potrebbe andare dall'altra parte. Ma chi se ne frega, la concorrenza fa bene. Salvini apre dunque alla riduzione del deficit. Ma la barzelletta di oggi, una vera e propria barzelletta di oggi, buongiorno Susanna Santa Margherita Ligure, qual è? È che oggi Mario Monti sul Corriere della Sera viene intervistato da ovviamente chi? Fubini! Allora, Fubini oggi che cosa fa? Intervista un giornalista o sostanzialmente un opinionista del Corriere della Sera. E già questa è una cosa che uno dice: ma com'è possibile? Domani mattina mi posso aspettare, non so, che il giornale intervisti Nicola Porro. È successo quando io mi occupo di televisione, qualche volta mi intervista, anche se con una certa discrezione e con un certo imbarazzo di tutti quanti i colleghi. Ma vi sembra normale? Se Monti ha da dire qualche cosa, fa e scrive un pezzo che peraltro gli viene pagato dal Corriere della Sera. No, viene intervistato, quindi ogni tanto c'è il cappello dell'intervistato, ogni tanto quello del senatore a vita, ogni tanto quello dell'articolista del Corriere della Sera, ma la barzelletta non è tanto che il Corriere intervista il suo collaboratore, come se intervistasse domani Sergio Romano, ma è che Monti oggi sul Corriere della Sera spiega a Salvini che non ha, in realtà Salvini e Di Maio non avrebbero avuto i momenti di confronto con la realtà oggettiva. Non avrebbero avuto, a parte che come parlate, vabbè, ma questo lasciamo dire a Nanni Moretti. Tra poco ci sarà Alessandro Gnocchi che ci riporta sul sito Nicola Porro questa minchiata enorme. Perché Nanni Moretti deve stare zitto quando parla, ne dice una peggio dell'altra, cioè deve stare zitto, può parlare quanto gli pare, lo fa con i suoi film. Una di queste minchiate che ha detto oggi è che Salvini per lui è come Pinochet, i giornali se ne occupano un po' tutti. Tra poco vedrete Alessandro Gnocchi sul sito nicolaporro.it che se ne occupa con altrettanta forza. Ma il punto fondamentale è: ma veramente dobbiamo sentirci dire da Monti, ci dobbiamo sentire da Monti che questi qua non hanno confronto con la realtà oggettiva? Ma che cosa stiamo dicendo? E il giornalista non gli dice: ma di che stai parlando? Il senatore a vita che è vissuto sempre all'università Bocconi e che non ha mai capito neanche come si paga un caffè, probabilmente, e non ha mai capito che cosa vuol dire nella vita vera. Cioè io lo metto Di Maio e Monti come gli estremi di una retta, di quelli che non hanno mai lavorato nella loro vita, quello che ha sempre fatto il super establishment, la super università, il super professore, il super commissario, e quello che non ha avuto il tempo di lavorare perché è stato catapultato nella vita politica prima che ancora potesse avere idea che cosa volesse dire lavorare, anche se, vista la vicenda del padre, qualche lavoretto pare che l'abbia fatto. I continui paragoni con vari paesi d'America sono un indice di grande ignoranza. Non so di che cosa stia parlando. Sul caso di Monte San Savino, cosa mi pensi? Legittima difesa? Adesso tra poco ne parliamo. Invece sull'economia, oggi c'è una novità sulle pensioni perché pare che quota 100 sia solo per 3 anni, quindi in realtà alcune delle critiche che Boeri muoveva a questa quota 100, che sono delle critiche che devo dire un po' faziosette, sono veramente basate sul nulla, perché lui diceva: ma questa quota 100 ogni anno ci costerà dei soldi. No, varrà per 3 anni, questo c'è scritto oggi sul Sole 24 Ore, e poi fra 3 anni ci sarà quota 41 anni di anzianità per chiunque. Chiaro? Prima ci saranno i 100 e poi 441. Quante persone riguarderà quota 100? 350.000 persone, secondo le opinioni oggi di Durigon scritte dai retroscena dei giornali. Allora io mi chiedo e vi chiedo: per queste 350.000 persone spendiamo 7 miliardi di euro. Complimenti. Questo è un modo per far progredire il paese, no? Noi progrediamo grazie a 7 miliardi che diamo a 350.000 persone. Se questo, secondo voi, è un'idea per lo sviluppo del paese, beh, insomma, ditemi voi. Detto questo, è certamente meglio questo che il reddito di cittadinanza. Sarzanini e Giuliano Ferrara oggi fanno due pezzi, uno più confuso dell'altro. Si capiscono due cose: che Sarzanini ce l'ha con Salvini perché dice che per la questione dell'aggredito che ha sparato e ha ucciso ad Arezzo non serve la legittima difesa, la legge sulla legittima difesa, serve più polizia e più controlli. Sì, d'accordo, ma non è che se assumiamo gli 8.000 poliziotti di cui parlava Salvini risolviamo il problema della criminalità, quando in questo paese ci sono 600
500.000 clandestini che si aggiungono ai delinquenti italiani, no? Gli stessi che voi, Sarzanini e compagnia cantante, ci avete spiegato che non avrebbero fatto e non avrebbero aumentato la gravità della situazione in questo paese. E dall'altra legge Giuliano Ferrara, in cui dice e considera Salvini il truce, sa solo scrivere del truce, e poi alla fine mi sembra che scriva. Bisogna modificare la legittima difesa a favore dell'aggredito, ma resta sempre contro il truce, che sta facendo esattamente questa. Cioè, André, anch'io penso che Giuliano Ferrero sia un grande, ma se è un grande, riconosce gli errori e le cose ben fatte da Salvini. Non può definire Salvini un truce quando è esattamente quella politica dei truci, se si possono dire così, che porterà a una modifica della legittima difesa e a una modifica dell'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione che i sinistri, tanto amati da Ferrara, fino a ieri ci hanno raccontato come narrativa di questo paese. Il papà di Di Maio, io guardate, su questa cosa del papà, io del papà mi voglio occupare soltanto del papà, diciamo, di quel minus habens che è il papà di Di Battista, minus habens, che ha meno degli altri, mettiamola così, ha meno degli altri perché quando due giornalisti miei vanno sotto, dice lui, miei, vanno sotto come sottospecie di Porro, che sarei io, a cercare di fargli un'intervista, insulta me, i giornalisti, e fa il fenomeno. Caro papà Di Battista, tu non sei un fenomeno. Tu sei un fascista, come ti sei definito, che va a fare il grillino oggi, cioè sei il tipico, come possiamo dire, piazzale loretiano che io trovo disgustoso. Io sono una sottospecie di Porro, tu sei una sottospecie di Dibba, cioè meglio tuo figlio di te. E ho detto già tanto. Il papà di Di Maio, non so se sia meglio o peggio del figlio, però una cosa è certo, una cosa è certa, che oggi intervistato dal Corriere della Sera inizio, scopro che una domanda del Corriere della Sera: che tipo di manovale era suo figlio? Era un manovale molto serio. E ancora, domanda del Corriere della Sera, che peraltro è un giornale durissimo nei confronti del Movimento 5 Stelle, però i giornalisti sono così, ovviamente, quelli che seguono il Movimento 5 Stelle per ottenere un'intervista, l'avrei fatto anch'io, e non lo sfotto, credetemi, non lo sfotto, perché pur di avere un ospite noi in televisione siamo anche disponibili, purtroppo, a differenza della zuppa, ad assecondare alcune richieste degli ospiti, tranne che per la Le Pen questo avviene sempre. E quindi è ovvio che Emanuele Buzzi, se intervista il papà di Di Maio, forse deve chiedergli, come faccio tante volte anch'io, quindi non sono ironico, come manovale vostro figlio? Mio figlio è un manovale molto serio. E però meno seria è la risposta del papà di Di Maio, che riguardo al campetto di calcio, che è in questi terreni in cui sono sorti 4 immobili abusivi, secondo l'accusa. Beh, lui dice: sai, c'è stato un contratto verbale di comodato. Allora, il lavoro in nero di 4 persone nella sua azienda, il contratto verbale di comodato, la casa che è stata condonata per 150 metri quadri su 300, come si chiama, degli immobili fatti su un terreno di sua proprietà che non risultano al catasto. Tutti questi sono argomenti che fanno dire oggi a Mattia Feltri che questa è l'Italia che godrà del reddito di cittadinanza, perché è l'Italia, è inutile che ci sconvolgiamo, è l'Italia, cioè quella Pomigliano, quel Di Maio, quel mondo lì è quello a cui noi daremo il reddito di cittadinanza, che ci costerà 9 miliardi a questi signori, va benissimo, ma perché questa è l'Italia, io la considero l'Italia vera, cioè quella che purtroppo Di Maio dà dimostrazione di non conoscere o finge di non conoscere, così come un Monti qualsiasi. Bene, questa Italia vera, come viene considerata oggi dal Fatto Quotidiano, quello che ci ha rotto le balle su tutto il contrario, come viene. Quelli che dedicano 2 pagine al giorno a una minuscola impresa edile di Pomigliano. Cioè, oggi Travaglio dice: quelli che dedicano 2 pagine al giorno alla minuscola impresa edile di Pomigliano. Ma come cazzo scrivi? Ma cosa dici? Ce l'hai fatto capire tu che è tutto un conflitto di interessi, è tutta una disonestà, è tutto un magna magna. E qui è la piccola, la minuscola impresa edile di Pomigliano. Io la trovo straordinario, straordinario. Qualcuno di voi ha scritto: sono solo scuse, c'è chi si è dimesso per un orologio, ma questa era l'epoca di Renzi. Lega e Forza Italia,
Il rapporto d'affari invece è l'idea del fatto quotidiano che ovviamente pensa e teme che ci sia qualcosa che qualcuno oggi sui giornali tira in ballo, cioè la possibilità che Salvini e Berlusconi vadano d'accordo. Grande notizia di giornata è che Trump annulla il vertice con Putin al G20 a Buenos Aires, c'è un sacco di casini interni e soprattutto dice oggi Jan Brenner sulla terza pagina del Corriere della Sera, mi sembra, dice o di Repubblica, dice lì l'imbarazzo è che sulla questione ucraina non può continuare a far finta di nulla. Fiat investirà 5 miliardi in Italia, cambierà completamente il tipologia di auto che fa in Italia. Secondo il Sole 24 Ore saranno più quelle elettriche, che secondo me saranno un flop mostruoso, ma comunque il mondo va verso quella parte lì, e quelle premium, Maserati, Alfa di grandi dimensioni, più che le vecchie Panda, piccole macchine, diciamo, con motori semplici e diesel, e Offire, vi ricordate come si chiamavano? Questa è la sfida del nuovo amministratore delegato della Fiat, che non parla italiano. Ultima questione fondamentale, molto bella, del Global Compact. Sabina, gliel'ho detto cosa penso, è una schifezza, fa bene il governo a parlamentarizzarla, come dicono oggi tutti quanti i giornali, e ne parlano un po' tutti quanti. Oggi c'è un'intervista, mi sembra, della Meloni sul Global Compact, sulla verità. 2016-2018, gli investimenti in Italia, cioè Renzi, Gentiloni, che giustamente se la prendono con questo governo per alcune sue incongruenze, la TAV, il reddito di cittadinanza, eccetera, però hanno poco da fare lezione, hanno pochissimo da fare lezione. C'ha ragione la taverna: se noi siamo qua è per merito di quello che voi avete fatto ieri. Perché tra il 2016 e il 2018, quando non c'era Di Maio, quando non c'era Salvini, non c'era Toninelli, non c'era il papà di Battista, avete presente il fascista Minus Abens, non c'erano questi qua. Tra il 2016 e il 2018, quando tutti questi ancora non governavano, ma combinavano i tecnici, governavano quelli bravi, quelli del PD, quelli seri, gli investimenti in Italia sono stati bloccati, meno 7% gli investimenti pubblici quando c'era la sinistra negli ultimi 2 anni. Tra quello che scrivevano nei loro documenti ufficiali e gli investimenti realizzati, ballavano 13 miliardi. 13 miliardi di investimenti non fatti, cioè oggi fanno i fenomeni a favore della TAV, i fenomeni a favore dell'Ilva, i fenomeni a favore della TAP, ma quando c'erano loro 13 miliardi di investimenti bloccati rispetto a quello che loro presumevano. Beh, insomma, oggi pomeriggio sul sito nicolaporro.it ne vedrete di tutti i colori, perché oggi sto, come vedete, bello carico. Papà di De Battista, ciao!